Ciao, io sono Jessica e in questo video vi parlo di un'app che adesso sta spopolando. È un'app che ci permette di guardare, ma anche trasmettere live attraverso il nostro smartphone o comunque il nostro dispositivo mobile. L'app di cui vi sto parlando è Periscope. È disponibile anche per iPhone, ma io non avendo l'iPhone vi faccio vedere l'app Android. So che ci sono alcune differenze, magari chi utilizza Periscope dall'iPhone mi può scrivere nei commenti quali sono queste differenze. Ad esempio, per iPhone so che c'è la possibilità di vedere una mappa delle live in corso. Vi lascio tutti i riferimenti come sempre nell'info box, quindi nella descrizione sotto al video, e rimanete fino alla fine del video perché, come sempre, vi do altri consigli anche in conclusione. Ciao! Apriamo l'applicazione. Possiamo loggarci con l'account Twitter oppure registrare il nostro account con il numero di telefono. Io vi consiglio di loggarvi con Twitter, quindi cliccare sul pulsante Login with Twitter. Autorizziamo l'utilizzo dell'account ed entriamo all'interno dell'app. L'applicazione è suddivisa in tre schede. Per passare da una scheda all'altra è necessario tappare sui simbolini che troviamo in alto. Nella prima scheda, quella con il simbolo della televisione, troviamo le live dei contatti che seguiamo all'interno di Periscope. Sotto troviamo anche le live recenti, cioè le live che i nostri contatti hanno terminato nelle 24 ore precedenti al nostro accesso e che possiamo vedere in replay, quindi semplicemente cliccando sopra. Entriamo e vediamo il titolo della live e tutte le notizie relative alla live. Cliccando su play possiamo vedere il replay appunto della live che c'è stata. Per ora i miei contatti non stanno facendo live in questo momento, quindi questa sezione rimane vuota. Nella seconda scheda, quella che è il simbolo del mondo, troviamo un elenco di live pubbliche che possiamo andare a vedere. Ovviamente saranno solo una parte di tutte le live che si stanno svolgendo in questo momento nel mondo, ma non possiamo fare una ricerca sia per quanto riguarda gli utenti sia per quanto riguarda le parole chiave, ad esempio, presenti nel titolo. La terza scheda, invece, è la scheda utenti. Qui possiamo vedere gli utenti consigliati, che solitamente sono anche gli utenti che seguiamo su Twitter o comunque sono consigliati da Periscope. Cliccando sul pallino azzurro in basso a destra con la lente di ingrandimento, possiamo ricercare le persone. Quindi qui cercheremo l'utente che eventualmente vogliamo aggiungere. Per aggiungere un utente, quindi per cominciare a seguire questo utente, diventare un suo follower e quindi diventerà a sua volta un nostro following, clicchiamo semplicemente sull'icona con il simbolo dell'omino e la più. Dalla terza scheda, la scheda utente, poi possiamo vedere anche il nostro profilo. Infatti, in alto a destra vedete che è comparsa l'icona che ci permette di accedere al nostro profilo. Qui abbiamo un'anteprima del nostro profilo. Cliccando sulla matita possiamo andare a cambiare l'immagine, il nostro nome e cognome, se eventualmente vogliamo un nickname diverso, che non deve essere per forza uguale a quello dopo la @, ed eventualmente una descrizione o un motto. In questa schermata vediamo anche quanti cuori abbiamo conquistato durante le nostre live, quindi gli apprezzamenti degli utenti che hanno visto le nostre live. Vediamo il numero di utenti che stiamo seguendo, quindi following, il numero di utenti che ci stanno seguendo, il numero di utenti bloccati e il numero di trasmissioni, quindi di live che abbiamo fatto da quando siamo iscritti a questo servizio. Da qui possiamo agire anche sulle impostazioni, quindi cliccando su Settings andiamo a vedere le impostazioni. Innanzitutto le modalità di notifica, cliccando sulla campanella possiamo scegliere fra suona e vibra, vibra soltanto oppure silenziosa. Possiamo attivare o disattivare le notifiche ogni volta che un utente che seguiamo comincia una live e quindi possiamo prendere parte a questa live. Con la terza voce invece possiamo attivare o disattivare una notifica tutte le volte che un utente che stiamo seguendo condivide una live. Con la quarta impostazione invece possiamo attivare o disattivare una notifica tutte le volte che un utente comincia a seguirci.
L'ultima impostazione, Autosave Broadcast, è importantissima perché possiamo attivare o disattivare il salvataggio automatico delle nostre live all'interno della galleria. Allora, come vi dicevo, nessuno degli utenti che sto seguendo sta facendo in questo momento una live, quindi entriamo in una live consigliata, quindi dell'elenco della seconda scheda. Possiamo vedere il titolo, possiamo vedere l'utente che sta facendo la live, il numero di utenti che stanno visualizzando la live, quindi prendendo parte. Basterà cliccare per entrare all'interno della live. Qui ancora una volta vediamo il titolo, l'autore. C'è il pulsante di condivisione della live, Share Broadcast, che ci permette di condividere il link alla live su Twitter oppure di condividerlo con tutti gli utenti che ci seguono all'interno di Periscope oppure di condividerlo con persone specifiche. Sotto poi possiamo vedere la lista degli utenti che stanno guardando questa live. Se l'autore della live ha dato il permesso e quindi l'ha geolocalizzata, possiamo vedere anche una mappa e quindi la localizzazione fissa della live, quindi il posto in cui si trova l'utente. Clicchiamo nella live ed entriamo, quindi cominciamo a vedere cosa ci vuol far vedere quest'utente. Intanto, ovviamente, all'interno dello schermo vedete ciò appunto che lui ci sta facendo vedere. Sulla destra vediamo il numero di utenti che stanno prendendo parte alla live e vediamo alcuni cuori che cominciano a spuntare di fianco. I cuori sono gli apprezzamenti, quindi una sorta di like, di applauso che gli utenti possono fare a chi sta trasmettendo la live. Per far comparire i cuori è necessario soltanto cliccare su un punto qualsiasi dello schermo. Vedete in questo caso che cominciano a comparire anche i miei cuori. Se trasciniamo tenendo premuto dal basso verso l'alto, vediamo anche tutti gli utenti che stanno prendendo parte alla live con il numero di cuori anche vicino. Vedete, ogni utente ha un colore diverso e anche i cuoricini avranno il colore corrispondente all'utente. Ritiriamo giù per tornare nella live. Sulla sinistra invece troviamo la chat, che sono i messaggi che gli utenti che stanno visualizzando questa live possono lasciare. Vedete, compare l'immagine dell'utente con il messaggio. Se vogliamo scrivere qualcosa, anche noi come utenti che stiamo visualizzando la live, clicchiamo su Say Something, apparirà la nostra immagine e qui possiamo scrivere quello che vogliamo. Poi inviamo il simbolo dell'aeroplanino vicino al messaggio. Come vedete, comparirà nella live ed eventualmente l'utente che sta trasmettendo la live potrà risponderci, potrà interagire con noi. Quando abbiamo finito e vogliamo uscire da questa live, clicchiamo sulla X in alto a destra. Oltre ad assistere a live di qualcun altro, ovviamente con Periscope possiamo trasmettere le nostre live sia nella prima che nella seconda scheda. Troviamo in basso a destra il cerchio rosso con la telecamera. Tocchiamo il cerchio. Vedete che sullo sfondo cominciate già a vedere quello che vi sto mostrando con la telecamera, ma la prima cosa che dobbiamo fare è inserire le caratteristiche della live. Innanzitutto decidiamo se vogliamo creare una live pubblica, quindi visibile a tutti gli utenti di Periscope, come avete visto prima nella seconda scheda, oppure privata. Se selezioniamo privata, possiamo andare, come abbiamo visto prima, a selezionare gli utenti che ci stanno seguendo a cui vogliamo mostrare la nostra live. E sia le notifiche che la live saranno visibili solo a questi utenti. Sia che sia pubblica che privata, inseriamo il titolo della live, che deve essere significativo. E poi, prima di cominciare con la trasmissione, ci sono altri tre pulsanti che vi voglio far vedere. Il primo, subito sotto al titolo, ci permette di condividere la posizione della nostra live. Con il secondo simbolo possiamo abilitare la chat solo per le persone che ci seguono. Quindi, se è bianco, solo le persone che ci seguono, i nostri follower, possono partecipare alla chat. Se invece lo lasciamo in trasparenza, possono partecipare alla chat tutti quelli che entrano all'interno della live. Con il terzo simbolo, poi possiamo condividere un post su Twitter che dice che noi stiamo per cominciare la live. Fatto questo, possiamo cominciare adesso la trasmissione cliccando sul pulsante Start Broadcast. E cominciamo a trasmettere. Vedete che sotto c'è l'indicazione che siamo live.
Adesso abbiamo due utenti, se dovessero cominciare a scrivere vedremmo i messaggi comparire qui sotto. Se clicchiamo sulla freccetta in alto a destra possiamo cambiare la direzione della fotocamera, quindi utilizzare la fotocamera frontale anziché quella posteriore. E quando abbiamo finito di trasmettere clicchiamo su Stop Broadcast e possiamo vedere tutti i dati della nostra live. Quindi ad esempio il numero totale di visualizzatori, la durata totale e così via. Qui possiamo cliccare su play per rivedere la live che abbiamo fatto e sotto, come vedete, c'è Save to Gallery, salvata nella galleria. Vi ricordate che prima abbiamo impostato l'autosalvataggio? Se non l'avete impostato, vi comparirà di volta in volta Save to Gallery, quindi cliccando sul comando la live verrà salvata sul vostro dispositivo. Cliccando sui tre pallini vicino a Save to Gallery possiamo rimuovere la possibilità di rivedere la live, quindi cancelliamo la possibilità per i nostri utenti di rivedere la live per le prossime 24 ore. Da qui poi possiamo cancellare questa live dalla lista dei broadcast, quindi non la ritroveremo nel nostro profilo, ma se l'abbiamo salvata nel dispositivo rimane. E poi possiamo nascondere la chat. Se vogliamo rivedere le nostre live, torniamo sulla pagina del nostro profilo e clicchiamo su Broadcast, che ci permetterà di vedere, in questo caso io non ne ho nemmeno una, le live che abbiamo già trasmesso. Oppure le live che abbiamo salvato nella galleria le troviamo direttamente all'interno dell'archivio del nostro dispositivo e le possiamo rivedere quando vogliamo. Grazie per essere rimasto fino alla fine e adesso una piccola chicca su Periscope. Possiamo visualizzare le live di Periscope anche con il browser. All'interno di Twitter cerchiamo l'utente di cui vogliamo vedere la live oppure visualizziamo il tweet che comunica appunto che c'è una live in corso e clicchiamo sul link della live. In questo modo possiamo vederla direttamente da browser, sia che sia live o che ci sia replay. Come da dispositivo mobile vedremo anche qui i dettagli della live, la chat e tutto ciò che vediamo utilizzando l'app. Bene, adesso sai proprio tutto quello che c'era da sapere su Periscope. Se ti interessa un altro strumento per creare live, ti lascio nel primo tablet il video tutorial su Hangout e nel secondo tablet invece ti spiego come faccio a registrare lo schermo del mio smartphone. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, condividi e iscriviti al canale con il pulsante rosso iscriviti qui sotto al video. Noi ci vediamo ogni lunedì. Ciao!